Lei voleva parlare della prima, sentendo quello che dicono i signori, della sessualità dei bambini piccoli. Ecco, quando io sentivo parlare i genitori, no, sentivo anche poi la dichiarazione che ha fatto prima la signora che è stata scarcerata, il discorso era: vi siete molto preoccupati adesso e vi siete occupati poco prima. Sì. E il discorso naturalmente faceva riferimento al fatto, non avete fatto caso, che i bambini crescono e quando crescono esplorano la sessualità e hanno vari modi di esplorarla, no? Imitano gli adulti, guardano le da cose che ci anni? Sono. Beh, da subito i bambini intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 eccetera sono attentissimi alla sessualità, no? Esplorano il proprio corpo, se lo toccano, se lo guardano, possono giocare con il corpo degli altri eccetera, cioè tra l'altro gli adulti hanno una gran paura, cioè un gran timore sociale, umano, no? Già che lei mi insegna, Vespa, che quando si parla di pedofilia, di abusi eccetera c'è sempre una copertura incredibile di queste cose, perché non le vogliamo vedere, sono orrori, c'è difficoltà a parlarne. Ma poi no, anche parliamo nei la sessualità anche dei bambini. Siamo sempre un po' imbarazzati, no? Quando vediamo che un bambino si tocca o si masturba, eccetera, cosa normale per prendere coscienza delle zone erogene del corpo. Questo già succede a 2 anni, 2 anni e mezzo. Certo, voglio dire, anche prima. Anche prima. Sì.